Il 31 luglio e il 1 di agosto torna a Fano la Festa del Mare. Questa mattina la presentazione della manifestazione con la riconferma degli eventi collaterali, della Santa Messa ed infine dell'uscita in mare. Dopo la cerimonia ristretta dello scorso anno, che ha visto solo la deposizione di una corona d'alloro dai quadri del Molo di Ponente, quest'anno, in occasione della 62esima edizione, l'assessorato al turismo del Comune di Fano, insieme ad alcune associazioni del territorio, hanno stilato un programma che vede diversi momenti in presenza e in sicurezza. E per questo si realizzerà come sempre il momento di commemorazione la domenica mattina, che partirà dall'alzabandiera il monumento ai caduti, per arrivare alla benedizione della tempesta, alla Santa Messa officiata da Monsignor Trasarti alle ore 10, proprio davanti al monumento ai caduti, tra l'altro quest'anno con una tenso struttura più capiente, che quindi potrà anche ospitare più persone in completa sicurezza, fino ovviamente ad arrivare alla classica deposizione della corona. Poi ovviamente si terrà la classica uscita in mare con la deposizione della corona insieme alle imbarcazioni da diporto e i classici tre giri che insomma si realizzano in onore dei caduti del mare. La Festa del Mare poi, aggiunto l'assessore, prosegue con altri appuntamenti dedicati al tema, come la lettura di brani e poesie in vernacolo fanese, sia sabato che domenica alle ore 21, nella zona antistante il Monumento dei Caduti di via Nazario Sauro, e a seguire la proiezione del film Pescamare. Niente fuochi pirotecnici, ma altri appuntamenti proseguiranno domenica 1 agosto ai Bagni Caffè Arzilla. Tra questi il concerto all'alba in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Rossini. Alle 5.30 un fantastico concerto all'alba, un'attività laboratoriale per i bambini che riguarda il mare, che si terrà alle 18.30 Caffè Arzilla o alle 19 da parte del Ridosso, sia sabato che domenica, alla Cavea del Lido, e poi alle 21 ai Bagni Caffè Arzilla la proiezione del film di Anna Magnani in uno dei luoghi dove praticamente la famiglia di Anna Magnani ha avuto casa. Quindi una serie di eventi in tutta sicurezza, un po' rivisti, ma che comunque mantengono fede alle grandi tradizioni che ha la città di Fano a riguardo del mare.